Robertina? Ah! Scusami, ti ho spaventato. No, no. Non sono certo Roberta. No, si vede. Ciao. 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 Beh, no. Tranquilla, guarda che non no, morro. No, 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 adesso no, lo so. Figurati, lo so. Roberta è rimasta nella stanza di Thomas, sì. Nascosto. Domattina ricordami di ammazzarla. Bene, bene, bene. Ah, ah. Quanto valli bene. Bene, bene, vado a dormire, ok? A domani. Bene. Ciao. 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 Che ti succede? Non lo so, penso di avere la febbre. La febbre? Mi sento male. Franco, no. Oh, Flo, no. Perdonami. No, va bene, no, va bene. Ho la febbre, scusami, non sì, mi rendo conto. Certo. Tranquillo, scusami. Franco, davvero, stai tranquillo, non ti agitare. Attento allo sgabello. Allora vado. Non mi dire che. Cosa? Non ti è piaciuto? No, Ma. Martin, perché non ci pensi meglio? È uno scambio culturale. Qualsiasi ragazzo morirebbe per questa opportunità. Beh, allora che ci vada un qualsiasi ragazzo. Perché io? Non puoi dire questo, non puoi dirlo. Ti hanno scelto tra un sacco di ragazzi per sostenere un esame molto importante. Io rischierei, pensa al futuro e dopo parleremo del viaggio. No, ragioniamo. Ho un 99,9% di possibilità di superare questo esame. Sì. Ma non voglio, non voglio perché qui sto bene e basta. Ascolta una cosa. Non capisci che conoscerai nuovi posti, nuova gente? D'accordo, sì, ma comunque no. No, no e no, perché non voglio. Io qui ho tutto. Come faccio ad andare in un altro paese senza conoscere nessuno, in una famiglia di sconosciuti che non so come sono, mi capisci? Non sarà che vuoi approfittare di questa situazione per farmi uscire di casa? Ma tu sei impazzito, che cosa stai dicendo? Parla chiaro, Martin. È soltanto questo? O c'è dietro qualcos'altro che non ti va di raccontare? Senti, prima dobbiamo rimediare un po' di grana per la tua vecchia. Ci sei? Ma perché non facciamo un demo? E perché vuoi registrare un demo? Come perché un demo? Perché la gente cominci a sentirci, a conoscerci. Facciamo promozione, racimoliamo soldi, compriamo attrezzature nuove, apparecchi per il suono, luci, sistemiamo il capannone, tutto. Potremmo anche arrivare in televisione. Senti, spiegami un po' una cosa. Stiamo organizzando questo perché ho bisogno di soldi per non finire per strada e vuoi spendere per le attrezzature musicali. Sì, ma io ti sto parlando di un demo semplice, di una cosa low cost. Un demo casereccio, non ti rendi conto che siamo dei poveracci? Che l'attrezzatura è in prestito, che questa batteria è del secolo passato e salve, noi... Salve, salve ragazzi! Ci mancava. Che ci fai qui? Come che ci faccio? Potreste anche ti salutare. Ti ho chiesto che ci fai qui, rispondi o no? Io vengo perché ho per le mani un affaruccio che vi può interessare e moltissimo. Ah, ci può interessare? Ma non avevi detto che eravamo un gruppo di quarta che categoria? Che eravamo inutili, dei falliti? Niente risentimenti, fatemi il piacere, niente risentimenti. Puoi uscire, per favore? Mi interessa quello che ho da dirvi, se no me ne no, vado. No, vattene. Vattene. Ciao. Va bene.
Mi hanno chiesto un gruppo nuovo per registrare un demo, però se non vi interessa me ne vado immediatamente. No, aspetta. Me ne vado. Scusa, com'è la storia del demo? Il biondo mi ha baciato, ma non il mio principe, è stato Franco, quel ragazzino. Non so che fare. Florencia! Flor! Florencia, dove sei? Flor! Flor! Oh no, santo cielo, che faccio? Lo alzo o no? Conto fino a tre. Se non si alza, mi avvicino. Uno, Franchino, ti prego, alzati. Due, ti prego. Tre, e dai, alzati. Flor! Perché Sofia ha soffiato il fidanzato alla verduraia. Sarà il colpo di grazia per quella zoticona e per Titina. Immagina, quel ragazzotto del figlio con quella stupida di mia figlia. Che bella e patetica coppia. Puoi smetterla di bere, mamma. Te lo dico sul serio. Se continui a bere così, prima o poi ti si annebbierà il cervello. No, amore, me lo apre. Aiutami a pensare come possiamo fare per rifiutare l'assegno al piccolo Cardo. Qualcosa mi verrà in mente. Cuce bene la verduraia. No, non mi dire che ti piace questa specie di sacco di patate. No, non mi piace. Mi incanta. Piccola, aspetta! Non da sola, in due è meglio! Bene, ragazze, scusate, ma oggi purtroppo devo fare la chiusura della cassa del mese. Volete prendere qualcos'altro prima che cominci? No, abbiamo già preso troppi caffè. Ma possiamo rimanere ancora un po'? Sì, restate, non c'è problema, va bene. Grazie. Bene, mi stavi dicendo? Sì, che chattare è fantastico perché clicchi un paio di volte lì e sei connessa con il mondo, con tutto il mondo, capisci? Puoi parlare. Non hai cambiato il nick? Guarda se ti scrive il lupo. No, non credo che lo faccia. Basta, Nicholas, basta. O ti connetti o vai a dormire, deciditi, insomma. Io mi connetto. Sirenetta, sono io. Possiamo parlare? Si è svegliato. Chi? Il lupo, ti sta scrivendo, guarda. Clara, ti voglio spiegare quello che mi è successo, ti prego. Gli vuoi rispondere? No, niente. Se vuole chattare, non sarà con me. Bene. Si è disconnessa, Franco. Ma quanto ci mette a prepararsi un tè? Ma quanto è lento? E va bene. Ammetto che non è solo per il viaggio. Questo si può sistemare con un terapeuta. Bene, allora dimmi che c'è. Non puoi giocare con me, piccolo. Dimmelo e basta. Fede. Che succede, Franco? Ho fatto una sciocchezza. Su chi? Dimmi. Con Flor, una sciocchezza. Perché? Che cosa le hai fatto? Niente, io l'ho baciata. Non posso crederci. E perché l'hai baciata? Lei come ha reagito? Non lo so, è scappata. E io ho paura che se ne sia andata per sempre. Fede, come? Ti prego, perdonami. No, guarda che se va via per colpa tua, io ti ammazzo. Io ti ho mille volte di non provarci con non Florencia. Non mi sono reso conto, mi sei sento male. Sei un incosciente. Ha fatto il casanova un'altra volta. Vengo. Non capisco, che diavolo. Franco, che ti succede? Franco, su, coraggio, non, rispondimi. Non morire, ti prego, Franco. Stai tranquillo, non è morto, è soltanto svenuto, niente di più. E se dallo svenimento passa alla morte? Non dire cavolate, vai a cercare Greta e chiama qualcuno. Sì. Franco, ti senti meglio? Allora? Che succede? Non ce la fai a parlare? Che è successo? Stai delirando per la febbre. Chi è stato quello irresponsabile di lasciare la tacchina bruciarsi così? Sicuro che è stata la cuoco incosciente criminale. Gretina, tu perché qui e non stai in camera tua, eh? Bisogna chiamare con urgenza un medico, ti prego. Chi è male? Che cosa succede? Franco è svenuto nello studio, per favore, va. Ah, ma in gotto oggi arrivare tutto maccato e ora perde senso. Ma che succede con questo piccolino mio? Svelta, avvisare Flor per far venire ad aiutare qui, corre. Non è possibile, Flor se n'è andata. Ah. Eh? E Tope? Nemmeno i portafortuna mi portano fortuna. Non so che cosa ho fatto perché mi vada peggio del solito. Mi piacerebbe essere una coccinella e volare via. Si sarà accorto del bacio con Franco? No, non è possibile. Ma che succede?
signor Freezer! Aspetti! Federico! Ma che è successo? Flora, che ci fai qui? Stai bene? Sì, sto bene, ma chi è che sta male? Franco ha perso i sensi. Aspetta, aspetta. È svenuto? Sì. Buonasera, sono il dottor Flores. Salve. Dov'è il paziente? Mi segue. Vengo anch'io. Come? Bevi un po', ti farà bene. Gliela do io. Non è possibile, perché... Dottore, a cosa potrebbe essere dovuta questa febbre? Potrebbe essere un virus che ha preso in viaggio o un abbassamento delle difese, causato dallo stress o dalla molta pressione. Da quello che mi ha detto, il giocare a tennis lo sottopone a molta pressione, credo. Ed è molto grave? No, no, in questo caso no. Quando gli passerà la febbre, tornerà come nuovo, vedrete. Questo nel caso gli salga la temperatura. Grazie. Ad ogni modo, l'importante è che stia a riposo e assuma molti liquidi. Per qualsiasi cosa, potete chiamarmi e verrò a vederlo. Bene. Buonanotte. Grazie, grazie. Buonanotte. 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 Io vado a preparare una tazza di tè, Flo, per lei. C'è la possibilità di fare una prova del vestito domani? Ah, beh. Fräulein Delfina, come potere parlare di vestito con povero Franco che è male? Non hai sentito il dottore, Greta? Ha detto che sta bene, guardalo. Sta bene? Avanti. Guarda che faccia di come pesce no, nesso, certo. Che ha. Buone, per... buone. Che succede? Niente, stavo augurando a tutti la buonanotte. Ah, molto bene. Greta, notte. Per favore, poi... Buonanotte. Portare i ragazzi su a dormire. Andiamo, andiamo, ragazzi, tutti quanti a letto. Andiamo, tutti a su, dormire. Su, Martin, è ora di andare a dormire. Pensi al suo lavoro. Non sforzati, non ti aiuto io. Io non fare preparare lei neanche un'uova in patella. Flor, non te ne sei andata? No, sono qui. Vado ad aiutare Greta con i ragazzi, così vanno in camera. E andate in camera anche voi. Ciao. Ciao. Santo cielo. Aspetta un momento. Che? Ora che siamo soli, devo dirti una cosa. Cosa? Federico sa tutto. Tutto che? Di te e di Franco, del bacio. Pardon? Harry Potter? Smette con scherza, cuoca, che quasi bruciato cucina ha lasciato bollito su fuoco. Chef, strega, non ho lasciato niente. Mente, puciato. E ora via, feloce, che to fere cucinare. Ma come? Come cucinare? Questo è il mio lavoro, signora. In questo caso no, io te fe fare rimedio per curare febbre piccolo Franco. Ma se il medico ha già rilasciato la ricetta... Ah, medici non serve proprio a niente. Essere più pericolosi di cuoca. Ehi, abbia un po' più di rispetto per i medici e gli chef. Noi abbiamo studiato seriamente. Quando medico non sa cosa ha malato, dire colpa virus. Ma io preparo antica ricetta vichinga per curare piccolo Franco. Ma prima lei lo ha mai fatto? Lo ha provato? Così rischia di fargli venire dei canini così, come i lupi mannari nella foresta di Sherwood! Fuori, cuoca incapace! Quando aiuto, sarà male, io aiuto. Non curare! Ma tu qua. Greta, yeah? Tu sai un sacco di cose, non hai una ricetta per fare innamorare? Io fare medicine, no pozioni magiche. E incantesimi? Sta sudando molto, eh? Sì. Meglio, così butta fuori tutte le porcherie che ha dentro, sì, il virus. Se suda è meglio. Cosa migliore è lasciarlo riposare. Andiamo a dormire anche noi, forza. Sì, se non avete bisogno di me, preferisco andare a dormire ora. Domani voglio trovare un po' di tempo per andare alla mensa dei bambini. Mi mancano così tanto quei piccini. Che fame! Mm? Che fame, che fame! Scusa, devo dire una cosa, Delfina. Perché non te ne vai adesso? Ah, se abbiamo bisogno di te, ti chiamiamo, eh? E quando mai? Senti, perché non vai anche tu a dormire un po', amore mio? Se non vai, io rimango qui. Se tu hai deciso di rimanere, io rimango scusa, qui al tuo fianco. No, 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 tu vai adesso, arrivo anch'io. Buoni, Delfina, sta zitta. Zitti tutti, per piacere. È giusto, ragazzi. Perché non andate a discutere in salotto o a parlare delle vostre cose nel corridoio invece di parlare qui davanti al malato? Non vedete che lo infastidite? Giusto, Federico, vai, vai a dormire, che io dormo con un occhio aperto e lo controllo. È il caso che andiate. Meglio che andate, oddio, ragazzi. Oddio, guarda come cammina. Io vado. Dormi bene. Ciao. Ecco, non voglio coprirlo troppo. Nico. Sì? Qualsiasi cosa mi chiami, eh? Sì, sì. Vado a dormire. Vai, tranquilla, ciao. Vai. Flor! Che c'è? No, 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 Franco, perdonami. No, sta buono.
buono, devi stare tranquillo. Ti prego, perdonami, non volevo offenderti. Davvero, Flor, perdonami, perdonami. Fata libera, che arriva Greta con rimedio magico per piccolo Franca. No, questo no, questo dai, no. Che buono, e tu guarisci subito. Che c'è? Franco si è addormentato? No, Greta gli ha fatto una diavoleria tedesca. Buonanotte. Aspetta, aspetta. Che cosa c'è? Io... so cosa è successo con Franco. E volevo parlare con te. Ah, certo, immagino. Adesso devo pagare i cocci rotti. Lo dica. È così? Lo dica no, liberamente. No, abbassa la voce. È tutto il contrario. Io voglio chiederti scusa. A nome di Franco, a nome mio e di tutta la mia famiglia. Stai bene? No. Non ci capisco niente. Ma perché mi fa questo? Prima mi tratta bene, poi mi tratta male, poi torna a trattarmi bene. Lo sai, io sono... stanca di essere responsabile di tutti i problemi di questa casa. Se mi vuole cacciare, beh, è meglio che lo dica, me lo dica liberamente. Non voglio che tu te ne vada. E voglio sapere se puoi perdonarmi. Perdonare per cosa? Per non averti trattato come tu meritavi. Non si preoccupi. La mia vita è tutta così. E per quanto riguarda me, Franco è dipeso dalla febbre. Io non ne sarei tanto sicuro. E invece sì. Comunque, grazie di preoccuparsi per me. Come, come? Ho sentito bene. Registriamo un demo e non paghiamo neanche un centesimo. No, benissimo. Sì. No, senti, quando ci possiamo vedere? Sì, ti aspetto tutto il giorno. Sì, ovvio. Certo, a presto. Con chi parlavi? Oh, amore mio. Con chi parlavi? Sorpresa. Ho avuto abbastanza sorprese. Con chi parlavi? Che è successo? Non mi importa, non cambiare discorso. Mi dici con chi parlavi? Stai uscendo con un'altra? Vieni. Vieni qui, siediti. Allora? Ti ricordi la gente che avevamo? Sì. Beh, registreremo un demo con lui. Cosa? Sì, registriamo un demo e non spendiamo niente. Ah, non ci posso credere, no, era questa no, la sorpresa. Non mi abbracciare, non ti voglio più perdono, bene. Perdono, perdono, che scema. È che ho dormito male perché Franco è svenuto e c'è stata confusione. Sta meglio adesso? Sì, sta meglio. Bene, dammi sono un contento. Bacio. Dammi un bacio. Ehi, insomma, io sarò gelosa, ma tu porti subito rancore. No, eh? Vieni qui, sciocchina. Che vergogna, ho fatto la pipì a letto un'altra volta. Pensavo di averlo superato con la terapia, ma no. Ma no, stai tranquillo, conosco un sacco di gente che sogna di andare in bagno e si fa la pipì addosso, davvero. No, no, questo succede a chi non si sa assumere le proprie responsabilità e anche a chi si sente oppresso dalle sue azioni per lo stress, per la stanchezza, per le delusioni, per tutto. E ti capita tutto questo? No. No, io non ho tutte queste cose, ma ho una paura grande come questa casa. No, mi dispiace tanto. Flor, mi dispiace. Flor, posso farti una domanda? Tu che sei una mezza guaritrice, hai qualche talismano, un amuleto, qualcosa per far innamorare un uomo, un ragazzo? Se ne avessi uno lo userei per me. Per conquistare chi? E chi? Non lo so, non c'entra niente, lo userei per qualcuno che mi piace e... non c'è bisogno di usare un amuleto. Tu devi essere come sei, aprire il tuo cuore e vedrai che conquisterai la persona che ti piace. È Bata? È Bata. Sì. Molto bene, però tu non lo soffocare perché così lo allontani. Insomma, non lo affliggere. Sì, io non lo soffoco e non lo affliggo, però sono innamorata. Ciao. Senti. Sì? Non ho nessun talismano per l'amore, ma ho un amuleto antififa che è... buonissimo. No, grazie, Flor. Non credo a queste cose. No, allora sei come Federico, che non crede in queste cose e dopo la tempesta si ritrova rintronato. Che? Devi capire che
Il mondo non è solo quello che vedi, ci sono altre cose. Devi aprire il tuo cuore e ascoltarlo, chiaro? Prova a pensare che abbiamo un bell'angelo custode accanto. Ah, Flor, sei tu il mio angelo custode. Mi hai chiamato, vero? Mi stavi chiamando. Ti ho sentito. No, è molto bello vedere che stai meglio, ma io me ne vado. Pensaci tu, Martin, io vado. È un'impressione o mi hai ignorato? Ascoltami. Franco, credo sia arrivato il momento che ti renda conto che Flor non è per te. No, non dire così. Perché? Perché dici questo? Perché lei è molto innamorata di Federico. Cosa? Una piccola pausa con i telefilm di Boeing. Vai oltre ogni limite con Vittoria Estrema. Gioca con le nuove carte Yu-Gi-Oh! 5D e domina sul campo di battaglia. 100 nuovi mostri, magie e trappole. La vittoria estrema sarà tua. Ben 10 Ultimate Alien. Trasformati nei nuovi Ultra Alien. Il mitico Ultra Omosauro. Ben 10 Ultimate Alien. L'Omnitrix diventa Ultimatrix. Azionalo. Scegli il tuo Ultra Alieno e continua il mito. Scooby-Doo è la torre del tormento. Nella torre del fortino si aggira un nuovo mostro. Usa i dobloni per metterlo KO con lo slime. Solo negli slime pod dei pirati trovi incredibili personaggi da collezionare e i misteriosi dobloni per azionare la torre. Giochi preziosi. Pali morbidi amici, tutti sempre insieme felici. Albicocca e cioccolato, una dolce novità. Per giocare a far merenda, Pali morbidi amici. Nuovi da Pauli. Finalmente si è svegliato Garfield, pronto a combattere contro la perfida regina. Distruggere i Fat Fox. Non perdetevi le avventure del gattone che salverà il pianeta. Garfield, il super gatto, dal 1 giugno al cinema. Shucky Benz Chuchu, indossali anche tu. Shucky Benz Chuchu, indossali anche tu. Shucky Benz Chuchu, indossali anche tu. Shucky Benz Chuchu, non chiamateli ciuccini. The morning sun, a day, but mommy. Lego Duplo, infiniti modi di giocare. Scopri subito l'incredibile promozione dei secchiali Lego nei migliori negozi. Novità Lego Games. Scopri i cristalli e conquista il tesoro di Ramses. Ma fai attenzione alle mummie maledette. Scopri Ramses Return e le altre novità Lego Games. Ricominciano i telefilm di Boeing. Bene, ciao, grazie. Ciao, a presto. Ti chiedo mille volte scusa, non arriverò mai più tardi. Tu sai com'è, tra una cosa e un'altra. Non mi buttare fuori, ti prego. Va bene, stai tranquilla. Hai tardato solo 3 minuti. Ascolta, ho qualcosa per te. Tieni. Che cos'è? Sono 2 ingressi. È una promozione che ci hanno dato gratis ed è per tutto il personale. Bene. Puoi andarci col tuo fidanzato o non so, con... Io... non ho un fidanzato, ma... non so... No, non ce l'ho il fidanzato. Va bene, che ne so. Vai con tua zia, con tua cugina, insomma, vai con chi ti pare. Grazie. Comincio con i bagni? No, senti, prima dai una spazzata all'entrata, eh? Sì! Mi fa bene prendere un po' d'aria. Bravo. Con permesso. Ciao. Papà, che fai? Ti ho portato questo. 5.000 pesos. Ti serviranno per togliere l'ipoteca. Sì, bene, che dire, sono sbalordito. Con quello che deve portare Flor ci dovremmo arrivare. Sai che devi fare? Vai in banca e porta questo, che la metà almeno allentano la pressione, ok? Va bene, però mi sento in colpa, scusa. Non dovevi darlo a mamma? No, no, tua madre non accetta nulla da me. Beh, però se sa che l'ho preso, se la prenderà con me. Ma lascia stare, prendilo, Damiani. In questo momento non pensiamo a come potrà reagire Titina. C'è da ripagare la banca, sia come sia. Va bene, hai ragione. Perché fai questo? Ma come perché? Perché è mio dovere e non voglio lasciarti per strada. Inoltre gli affari vanno abbastanza bene, per fortuna, è così. E già che siamo in argomento,
Puoi dire alla tua fidanzata di smetterla con questa cosa? Oh, Damiano, anche tu. Ti prego, non farti riempire la testa. Maria Laura non c'entra niente con questo. Non arrabbiarti con me. Me l'ha detto sua figlia, papà. Se ti smettiamo ora con le stupidaggini, eh? Adesso vai in banca, d'accordo? Sì. Ciao. Papà. Sì? Grazie. Ciao, come stai? Ciao. Bene. Tutto ok? Bene. Sto bene. Perché mio padre mi ha portato i soldi per sistemare il problema della casa, e devo dire che va bene, sì. Sono contenta perché ve lo meritate. Senti, Bata, volevo dirti che mia madre è cattiva, ma io invece non lo sono. No, beh, lo so e volevo scusarmi perché ti ho trattato male e non te lo meriti. No, non ti preoccupare. Che hai lì? Che cos'è? Questo? Sì. Niente, è una promozione che ci hanno regalato. Sono dei biglietti per il cinema, niente. Ah, te l'hanno regalati? Sì, me l'hanno regalati. Che fortuna, a me non regalano mai niente. Niente. Ah, te li regalo io, non so con chi andarci. Possiamo andarci insieme? Sì? Se non hai niente da fare... No! Bene, no. È alle 6. Bene, vado di là. Bene, ti prometto che non ti darò né un bacio e che non farò niente. No, non ho detto niente, va tutto bene. Va bene, alle 6 allora? Sì, meno 10. 6 meno 10. Così compriamo qualcosa, eh? Andata. Davanti al cinema. Amalia? Dì a Pedro di preparare l'auto, devo andare alla mensa dei bambini. Sì, sì. Che leggi con tanto interesse? Hai letto quello che c'è dentro? No, per niente, no. Non ho letto quello che c'è scritto dentro, solo quello che c'è scritto fuori. Accordo prematrimoniale Federico Fritzenwalden, Delfina Santijan. Riportalo a Federico. Bene, ma prima vedo Pedro. No, fa come ti ho detto. Dov'è Florencia? Florencia? Sì. Oh, Florencia! È nella sala dei giochi, la chiamo. No, fa quello che ti ho detto. Cosa faccio prima? Vado da Pedro o da Federico? Consegna la busta. La busta? Sì, e sbrigati. Ah, la busta! E svelta anche. Voilà! Che succede? Che succede, gioia mia? Perché gridi tanto? Perché tanta tensione? Devi rilassarti, tesoruccio. Lo show sta per cominciare. Flor, perché non hai detto a Franco che muori dietro al biondo? E perché? Almeno ti lascia stare, forse non ti bacia più. No, che mi importa? Il mio principe si sposa con un'altra, non mi importa più di niente. Senti, non è che non ti importa più niente perché ti piace di più come bacia Franco? Eh? Ti ammazzo, nana in picciona, perché non impari la... Il vestito... Hai rotto il mio vestito! Che hai fatto, Florencia? È andata così, un disastro. Abbiamo finito per prenderci a pugni come fossimo ultras rivali. Va bene, va benissimo, però te ne devi fare una ragione, perché è la seconda volta che tu fai a pugni in un mese. Ma che dici? Sì, ti fa bene, ti distende, ti dà forza. Come mi fa bene? È una stupidaggine. Ma che figuraccia, non ho mai fatto di queste cose. Non so come dirlo a Franco, a Mattias. Hai parlato con lui? No, non ci ho parlato, aspetto che la febbre si abbassi. La febbre che ha per Florencia, no? Non... Di che hai bisogno, Amalia? Sono venuta perché... Non mi dire che si è alzata la febbre a Franco. No. È successo qualcosa ai miei fratelli? No. Allora per cosa parla? È che... Mi sono scordata. Mattias, non ridere. Pensaci bene e torna quando te lo sarai ricordato. Ci penso. Permesso? Adesso me lo ricordo. Questa l'ho trovata nel salone. È l'accordo prematrimoniale. Visto? Sapevo che l'aveva fatto fare. Bene. A dire la verità è la cosa che mi importa meno, ma... Bene. Posso parlare con il mio avvocato? Sì, prego.
E? A me ne devo andare? Sì, grazie. Si figuri! Ma che ne prende? Io... Scusami, ma Franco mi preoccupa molto. Io devo parlare con lui. Deve smetterla con questa prepotenza. Lui ormai è grande, non può continuare ma a comportarsi così. Ma che ti succede, così, amico mio? Per caso sei geloso? Eh? Sei geloso perché Franco ha fatto quello che tu non hai il coraggio di fare, ma muori dalla voglia di fare. Delfina, amore mio, che cosa succede? Lorenzo si è strappato tutto il mio vestito da fidanzamento. Come posso averlo rotto se mi sto spaccando la schiena per terminarlo? L'ho fatto io, è la mia ragione di vita. Inoltre tu sei l'unica che è stata tutto il giorno qui con il vestito, mia cara. Allora vediamo di capire, per caso i ragazzi sono venuti a giocare qui? No, senti, né Flor né io abbiamo rotto il vestito. Non ti intromettere, mocciosa impertinente, eh? E io mi intrometto zitta, qua. Zitta, Robertina. Adesso che cosa posso fare? Io sistemerò il vestito, tranquilla. L'unica cosa che non possiamo fare oggi è la prova. No, né oggi né mai, perché a questo non c'è rimedio. Inoltre, cara, ti dico che la mia delfinuccia non si metterà mai nessun vestito rammendato, è chiaro? Non sarà rammendato, quanto è vero che mi chiamo Florence e lo farò anche meglio di questo. Federico, che c'è? Lavoriamo un po'? No, non posso adesso, Mattias, ho questo problema, il vestito. Sono cose da donne, lo vuoi provare tu, il vestito? Vieni, risolveranno loro il problema. Va bene. Sì, è vero, hai ragione. Non ci posso credere. Comunque ti pago come eravamo d'accordo. No, mi pagherà quando avrò finito, non mi vorrà pagare un vestito rotto, no? Hai ragione. Tu devi stare molto attenta, carina. Ma di che parla? So bene quello che c'è fra te e Federico, quindi stai molto attenta. Quella strega come fa a sapere tutto? Perché sa tutto? Insomma, tu pensi davvero che Florencia possa aver rotto il vestito? Non sono del tutto sicuro. E di Delfina non so che cosa pensare. Ultimamente è al centro di tutti i drammi di questa casa. Già. È strano, no? Sì. E molto francamente mi sconcerta. A volte mi fa sentire sicure, a volte... Non lo so, avrei tanta voglia di scappare. Sono frastornato, ti giuro, Mattias. Non so più che cosa fare. Non lo so. Eri felice che arrivasse questo giorno, no? Sì, però con l'arrivo di Franco... si è rivoluzionato tutto. Mi irrita tutto, a cominciare dal bacio che ha dato lui a Flor e a come questo mi ha fatto sentire. Tu mi capisci? Sì, certo, ma quello di cui hai bisogno è un po' d'azione. Vorrei il permesso di andare a trovare mia zia. No, non voglio il permesso, le comunico che vado a trovare mia zia. No, basta, ammazzo, adesso smettila, ti ammazzo, come puoi accettare l'elemosina da ma tuo padre? Ma che elemosina? Queste elemosina sono 5.000 e ci ha pagato la metà del debito e grazie a questo ti hanno dato una settimana in più, beh? Sai come si chiamano? Come? Soldi sporchi, come la batteria che ha comprato quella vecchia strega di Malala. E se accetto tutto questo, sai che mi butterò addosso altre disgrazie e sono stanca di disgrazie, ne ho fin qui. Titina? Ciao, piccola. Non ti posso dare i soldi che ti ho promesso. Oh, non ti preoccupare, amore mio. Sono appena arrivati. 5.000 pesos. Come? Beh, grazie all'elemosina, come dice lei. Smettila. Dovrei ringraziare papà. Di che parlate? Che c'è, amico? Ma che hai? Neanche una stoccata. Non sono certo in giornata. Non ti illudere, è la prima volta che mi batti. Almeno riconosci che ti ho stracciato alla grande. Che vuoi? Se ho la testa da un'altra parte. Oh, santo cielo, pensi ancora a quel vestito? No, non ora è il mi vestito, ascolterai. È Franco. Ancora con tuo fratello, ma insomma... Tu non capisci. Non capisci. Ho un desiderio orribile che non mi posso togliere dalla testa. Ho un solo desiderio ormai, quello che Franco sparisca.
Cosa dici? Federico! Franco. Franco, che ci fai in piedi? Il medico ha detto no, che... No, non mi interessa quello che ha detto il medico. Cambiami il volo, parto oggi. Sei impazzito, ma che ti salta in mente? Tu fa solo quello che ti ho chiesto e basta, ok? Preparo le valigie. Che cosa gli hai preso? Mi ha sentito. Mi ha sentito, è chiaro. Possiamo andarci insieme? Possiamo andarci insieme? Bene, io vado di là. Possiamo andarci insieme? Possiamo andarci insieme? Ti ho sentito. Ho sentito, perché vuoi che me ne vada? È un modo di dire, Franco. No, il tuo non era un modo di dire, devi essere chiaro. Ti dispiace che stia in casa? No, non mi dispiace, no. Bene, allora? Non so come spiegartelo, sarà la tua energia, la tua spontaneità e io poi ho questo modo, non mi viene prussiano, come dite voi, di essere... Sì. Non so, sarò geloso, non lo so. Geloso di cosa? Di chi? Di nessuno, non sono geloso di nessuno, è un'altra cosa, Franco, è che... che vorrei essere come te, però non posso, non ci riesco. Come me? Avere il coraggio di baciare Flora? Ancora con Florenzia? No, tu non capisci, io mi sto per sposare con Delfina e... Va bene, Federico, comunque quello che ho detto oggi è vero. Me ne vado in Cile, a costo di arrivare lì a piedi, ma me ne vado, va bene? Va bene. Bene. Cambio il biglietto. Al diavolo. Mi piace questa cosa della mensa dei bambini. Eccita le corde della solidarietà. A te no? A me ecciti tu. Stupido maleducato. Almeno guarda se qualcuno ci vede. Sei un vero stupido. Ma perché? Controllati. Va bene. Ciao, belle. Scusa. Vieni. Tu sei solo mio. Quando si arrabbia tira tutto quello che c'è. Ehi, ce l'ho fatta. Ah, i soldi per mia madre, grazie. Dai, smettila di parlare sempre di soldi. Bata, riguarda noi questa cosa. Cioè? Registreremo un demo con Fernando. Sì, ma tu ti fidi di Fernando, perché quello è uno che alla fine ti frega sempre. Credo sei sicuro? Che stavolta le cose stiano un po' diversamente, perché sta cercando un gruppo giovane. Sì, firmeremo quel contratto, è già tutto pronto. Dai, andiamo. Ma dove andiamo? Come dove? Alla riunione con Fernando. Ci aspetta alle 6, forza. No, alle 6. No, sì, non posso, non posso, perché perché? Io... Che devi fare? Senti, che c'è di più importante del demo della band? Che bella! Da dove sbuca questa? Era di una ninfa magica. Ninfa che? Ah, è una storia lunga. È come una specie di fata che lo diede alla mia bisnonna ed è passata di generazione in generazione fino a me. Ah, ma a cosa serve? Pensa alla sensazione orribile che ti dà la paura, l'angoscia, la conosci? Sì. Bene, te la leva, prendila. Aspetta. No, non passa mica. Ho la medesima angoscia esistenziale di sempre. Ma la devi tenere un po', Marty. Non funziona così rapidamente. C'è un'altra cosa. Credici un po' di più, sennò devi lasciare che la cosa fluisca, è chiaro? Ah, sì, va bene. Ci provo. Ci voglio provare. Ah, e lui è il mio piccolino, bravo. Ah, scusate l'interruzione. Flor, possiamo parlare un secondo? Adesso? Sì, solo un minuto. Ti aspetto. Arrivo. Dammi l'amuleto. Sì. Allora, come stai oggi? Dormito? Sto bene, non mi vedi? Quello che mi ha dato Greta faceva schifo, ma ne valsa la pena. Mi ha curato. Beh, allora tutto bene. Sì, no, non tutto bene. E perché? Mi devi dire una cosa. Cosa? Tu sei innamorata di Federico. E perché me lo chiedi? Perché voglio saperlo. No, non te lo dico, perché mi pagano per occuparmi di voi e non per raccontare cose private. No, dai, Florenzia, per favore, io devo saperlo, dimmelo. Che cosa vuoi sapere, Franco? Niente, parlavamo delle calze, quelle col bordino bianco, quelle blu con il bordino bianco. Io ho detto no, che quelle non sono pronte. Qual è il problema? Ne porti un altro paio e basta. Ma certo, non c'è problema, va bene. Lo dico anch'io. Per questo, se non c'è problema, cuciti la bocca, così la smetti di fare stupide polemiche per un paio di calze. Con permesso.
Aspetta, aspetta, Franco, devo parlare con te. Di che? Di Flora? Non di Flora, smettila con Flora, è per il volo. L'ho appena cambiato. Ora preparati che tra un po' andiamo all'aeroporto. Sei contento adesso? Sì. Bene. Está tomando el mando este licenciado y se viene volando para llegar temprano. Este chicolo lleva mucha prisa, logra lo que él quiere con una sonrisa. Tiene todo el power, todo el varo, el cabello negro, ojos color marrón. Pero tu amigo, el Puma, es un pinche mamón. Pinche mamón. Este es mi amigo el Puma, fuente de inspiración. Hace que las muñecas en el calzón. Este es mi amigo el Pomo, de quien saca el ron. Perfetto! Avete suonato benissimo, ragazzi. Io. Siete molto migliorati. Pensa, non c'è paragone. Pensa che una registrazione così, senza impegno, i bassi sono troppo bassi. No, no, no. Dobbiamo fare una nuova registrazione, ma andava bene, mi è piaciuta molto. Adesso la domanda è, come vi volete chiamare? Ci avete pensato? Ci stiamo pensando. Sì, stiamo ancora vedendo. Deve essere qualcosa di importante, che quando lo senti, bim, ti prende subito. Esatto, sì, bravo. Nome, bravo. Via, ma possiamo anche occuparcene un altro giorno. Sì, poi ne parliamo, sì. Va bene. Non importa, prima o dopo non importa. Ora pensiamo al demo. Prepariamo il demo, sì? Ma per il demo non c'è altro da fare, esatto. Aspetta, non abbiamo ancora parlato di qualcosa. Di soldi, quanto ti piacciono i soldi? Fai sempre questo gesto con la mano. Beh, guardate, non ci sono problemi con voi. Ci conosciamo da anni ormai. Perché parlare di questa cosa? Lo voglio pagare io. Il demo è sistemato. Quello di cui ho bisogno è una firmetta che dovete mettere qui in basso. Che cos'è? È un contratto, mi avete chiesto un contratto, eccovi un contratto. Dammelo che lo voglio leggere prima. So, dai. Firmate. Bada, ma che è fai? Solo lo una senza formalità, legge. Firmate, lo completerò dopo. Ma che firma? Scusa. È una formalità, tu firma e dopo dai, firma. Su, firma, faccia. Basta, non fare così, vado via per qualche giorno ma poi ritorno. Io piange perché essere di famiglia di artisti molto sensibili noi. Bene, bene, Franchino, abbi cura di te. E mangia bene. E mi raccomando, se vai nei ristoranti, sta attento. Non ordinare le polpette perché lì le fanno con tutti gli avanzi. Prendi, piccolo, portare questo che ho usato per curare te. Sarà molto utile. Ma la prego, non sia sciocca. Come gli può essere utile? Se gli trovano quella porcheria, gliela prendono per il controllo antidoping. Consolente, mia nonna non essere mai stata drogata. Ma no, e che cos'è? Bene, allora, io me ne vado, ciao. La madre cuoca in casa. Di questi due. Buon viaggio. Quando torno li trovo fidanzati. Io preferirei schiacciare dita in pianoforte. E io darmi fuoco come un bonzo. Hai mai sentito dire che chi disprezza compra? Mi sa che questi due basta sono sulla strada sciocchezza. Scusa, Franco, ti stanno aspettando tutti. Giù. Oh. Ciao. Ciao. Ciao, vi voglio bene. Ciao. Come sta Amalio? Essere lenta quando lei conviene. Oh, Greta, non dica così. Per una volta che me ne vado via presto. Herr Cuoca, perché non è sincero con se stesso e non sfoca una volta per tutta invece che giocare con quello telecomando? Non sia ridicola, ma cercare informazione. Cuoca di cavolo, non permettere di prendere in giro me, capita? Perché non impara a parlare, emigrante? Che fine ha fatto la bambina Roberta Espinosa? Sicuro che non vuoi che ti accompagni? Sì, sai che non mi piacciono gli addii. Bene, d'accordo. C'è Pedro qui fuori, mi porta lui, non c'è problema. Tu mi prometti che ci penserai su per l'esame? Va bene. Ciao. Ciao. Stai bene. Anche voi. E tu invece devi promettermi di non fare il timidone. Beh, ci proverò almeno. Bravo, voglio sentirti bene. Così. Ma la regina della casa sono io. Eccola qua, la gelosona. Attenzione con quel faccia, ti stacco la testa. Ma che ne sai tu? Scusa, so che te tutto. L'ho detto? Ho le mie spie. Cretino, mi mancherai. Venite voi due, venite. Forza, un bacio per uno. Ciao. Flor, perdonami per quello che è successo. Non sapevo non quello che facevo. È tutto dimenticato. Sei proprio un angelo. Bene, angelo. Andiamo, perché perdi lei. Ecco. Su, forza, Franco, andiamo. Sai, c'è una cosa... Cosa? Una cosa che i vecchi volevano da te e che non stai facendo. E qual è? Essere felice, Fede, devi essere felice. Lasciati un po' andare, rilassati. Devi pensare a te stesso, non pensare agli altri, eh?
Bene, ciao famiglia, un salutino veloce. Ciao, 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 ciao. Flor. Non mi dimenticare, ti prego. Non ti dimenticherò. Promettilo che non mi dimenticherai. Non ti dimentico. Franco, andiamo, 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 che Pedro ti sta aspettando. Ciao. Ciao. Non mi dimenticare. No. Il gradino, Franco. Ciao. Non si può dimenticare. Per curarti la sferina. Che hai intenzione di fare riguardo noi due? Stai tranquilla, Pedro, affidati di me. Wanna dance the game? Su!